La dottoressa Maddalena Mazzei, mamma di un ragazzo autistico. Di Alessandro, di 13 anni. Il suo percorso? Chiaramente il primo impatto è con la scuola. La scuola che purtroppo non ha delle figure specialistiche. L'insegnante di sostegno non erano preparati? No, l'insegnante di sostegno non era preparato, ma ha deciso di fare questo percorso che lei ha approfondito . E devo dire purtroppo, forse al Ministero, al MIUR dovrebbero premiare queste persone che di loro iniziativa non si fermano a quello che è il loro lavoro istituzionale, per cui con questa insegnante noi siamo andati oltre, cioè lei ha cercato di formare un gruppo, di fare una relazione con i compagni sapevano di cosa Alessandro avesse bisogno e cosa potesse dar fastidio ad Alessandro, per cui tutte quelle problematicità, criticità che possono entrare per un autistico si sono sempre affrontate nel modo migliore. I nostri ragazzi crescono, noi da soli non ce la possiamo fare, io a volte sono molto stanca perché mi rendo conto che bisogna sempre preparare un terreno che nella carta c'è. Noi non stiamo chiedendo dei diritti da riscrivere, noi stiamo solo chiedendo quello che già c'è, applichiamolo, per cui ci rendiamo conto che ad oggi non abbiamo delle strutture che possano essere dedicate ai nostri figli in maniera da farli diventare adulti, cioè io posso fare anche tutto un percorso splendido fino ad una certa età, dopodiché in particolare quando arriverò al loro 18° anno di età, per me c'è inizio un altro vuoto totale. Salerno ha iniziato, grazie a Dio, ad intraprendere, diciamo, è brutto usare la parola lotta, però diciamo ad avere una possibilità di far conoscere anche a tanti altri nuclei di famiglie che purtroppo brancolano nel buio o credono che quello che stanno facendo possa essere il massimo. E questo ci deve portare a creare anche proprio fisicamente dei luoghi, dei posti e costruire delle reti che possono dare a queste persone che saranno gli adulti del domani una dignità come essere umano. Noi non dobbiamo essere lasciati soli, né adesso che siamo presenti, né poi quando non ci saremo più, perché questo, ripeto, il dopo di noi è un altro capitolo enorme a cui noi già pensiamo, perché chiaramente siamo genitori che diventiamo vecchi, anziani o diversamente giovani, per cui. L'appello a chi lo vuole fare in particolare? L'appello a chi lo voglio fare? Le istituzioni non possono lasciarci sole uno, ma fondamentalmente non possono far finta di ignorare che esistono delle cose e devono essere messe in funzione, devono funzionare per questi ragazzi. E chiaramente la popolazione autistica aumenta in maniera esponenziale, noi parliamo di spettro, per cui ci sono variate forme e anche di persone che ad alto funzionamento, che potrebbero essere definite persone di cui non abbiano bisogno di nulla, in realtà hanno necessità di essere eseguiti in un certo modo. Per cui l'istituzione deve supportare noi genitori, perché sì, economicamente la spesa è enorme, ma non è così enorme per come potrebbe sembrare, per cui alcune volte ci vengono dette che alcuni servizi non vengono attivati perché non ci sono soldi. Invece nel nostro piccolo, perché io purtroppo mi affido anche a una struttura pubblica accreditata, ma purtroppo non è il percorso dell'ABBA non è completamente rappresentato, per cui io sono uno di quei casi misti, ho necessità, mi appoggio alla struttura accreditata, ma pago tanto del mio privatamente, perché non c'è un analista comportamentale, non c'è un neuropsichiatra che possa seguirlo in un certo modo e con una certa continuità, perché questi ragazzi hanno bisogno di continuità, non possono passare da una parte all'altra e ricostruire ogni volta la stessa storia. Poi può capitare per altre situazioni, ma gli autistici devono avere una continuità che porti loro a far uscire tutte le potenzialità ancora inespresse o che comunque non hanno avuto modo di poter essere diciamo apprese in un certo modo, perché un ragazzo autistico deve apprendere, continuamente deve apprendere, deve rodare e deve mettere in atto queste cose.